Ci sono? Ok. Dicevo, andiamo ad analizzare un altro test che è il Symptom Questionnaire, che è un questionario di 92 item con risposta dicotomica sì, no, vero, falso, in cui bisogna dire come ci si è sentiti nell'ultima settimana, mese o giorno, a seconda di quelle che sono le esigenze del clinico che le sottopone. Ma la finalità è proprio quella, più è stato devastante il periodo e più possiamo avere il riscontro, perché questo è solamente una premessa a quello che sarà invece il vero esame che è dopo, ovvero la rilevazione fisiologica dei correlati stress. Sì, lo facciamo già. Il biofeedback hai fatto tu. E invece questa volta facciamo il sistema appena precedente, che è più diagnostico, mentre quello è più terapeutico, perché una volta individuato qual è il canale maggiormente disfunzionale, appunto, si va a correggerlo. In questo modo andiamo a vedere qual è il canale disfunzionale, com'è l'andamento generale di risposta allo stress dell'organismo e appunto abbiamo modo di verificare sia la percezione soggettiva attraverso questo questionario, e sì, invece quella che è la percezione oggettiva e inconfutabile del macchinario che va a rivelare ciò che succede all'interno del nostro organismo. Quindi io intanto vi distribuisco questo, lo compiliamo, facciamo in base a come vi siete sentiti la scorsa settimana. È di semplicissima compilazione, bisogna fare semplicemente una crocetta sulla risposta che si è scelto. Sono risposte dicotomiche sì, no, vero, falso, per cui c'è scritto per esempio nervoso. Nell'ultima settimana ovviamente è chiaro che non si può essere stati 7 giorni su 7 nervosi, è ovvio, però tendenzialmente se c'è stato presente il nervosismo o maggiormente lo stato di rilassatezza, perché anche qui ritroverete i vari item invertiti o spostati, allora mettete in base a come prevalentemente vi siete sentiti. Mettete come al solito nome e cognome, perché poi chi si sottoperrà alla macchina della verità, come la chiamo io, soprattutto dopo aver fatto questo di questionario, lo correggo direttamente e vediamo se avete realmente percezione di quello che vi succede. Ora parlerò più dettagliatamente anche del profilo. Intanto vi faccio compilare questo e poi farò un breve accenno sul profilo. C'ho meno test da correggere. Vediamo come al solito anche i tecnici. Ovviamente mettetemi sempre nome e cognome sopra, così. Sì. Sì. Alla settimana, l'ultima settimana. No, 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 l'ultima settimana.
La penna ce l'hai? Vuoi essere il primo volontario visto che è finita? Così lo correggo. No, vabbè, stai seduto, tanto per ora lo spiego prima un po'. Poi partiamo. Sì. Sì. Allora, aspetta, facciamo un buon ordine. Yeah.
Scusami, Fabio, scusami, dove hai crociato? Devo prendere quella con la X o quella col tondo? No, ok. Va bene. Sì. Ce li ho io. Sì. Bello, sarà interessante vedere. Dopo ti puoi sottoporre. Sarà interessante vedere come reagisce il profilo. Bianchi. Mi hai compilato solo la prima pagina. Come a scuola. Ma magari mettici pure la mail. Tanto vabbè, se qua te lo correggo entro domani.
Dai pure a me. Devono finire. Come ti sei sentita prevalentemente? È chiaro che non può esserci una totalità, in una settimana una non può essersi sentita solo in un modo. Sì, aspettavo che finissero tutti e poi... accenda. Sono nuove. Sta legato, la porta è inserita.
relazione guidata nuovo hardware. Perché? Nulla. Trovato nuovo hardware. Allora, mentre finiamo di compilare, c'è qualcuno che ancora sta compilando il test, giusto? E, mentre finiamo di compilare il test, la dottoressa Francesca Agostinelli monta il macchinario per la rilevazione del profilo psicofisiologico. Ci sono già i volontari, ho sentito bene? Rita? Non mi ricordo il nome? Emanuele. Ora, non so se hai già accennato alla questione della privacy, Franci. No, non ho Per ancora dopo. accennato. Allora, ovviamente chi si sottopone a questo, dopo la dottoressa darà dei risultati, nel senso vi dirà quali sono i correlati fisiologici, correggimi se Sì. sbaglio, Francesca, i correlati fisiologici che vengono rilevati. Se per voi non ci sono problemi, chiaramente va tutto in streaming. Rita, ti vedo un po' Sì, no, titubante. ora attacco il proiettore, però non sto riuscendo ad attaccarlo, quindi se E prima non non lo capisco cioè come fare. se Allora, giustamente dice Rita, non sono particolarmente rilassata se ho delle telecamere puntate addosso. Ok, per questo infatti chiediamo un volontario, non lo prendiamo con la forza. Lo puoi fare anche tu, Donatella, si è offerta volontaria. Comunque, no, una decina di minuti, giusto? Sì, vabbè, il tempo più il tempo di. Di restituzione. Sì, è il fatto di applicare tutti gli elettrodi. Sì, ci vuole più tempo ad applicare tutti gli elettrodi che a rilevare Sempre che parta. la parte più pratica, insomma. Non si può evitare di registrare? No, siamo obbligati a farlo. Giusto, tecnici? Siamo obbligati a farlo, non possiamo interrompere per la restituzione dei risultati? Sì, cioè, i risultati si possono alla fine, penso che dopo. Sì, dopo. Ah, Perché eventualmente sì. dicono, ok, eventualmente dopo lo I dati streaming. personali sono Allora facciamo privati. così, infatti, facciamo così, se Rita, e se la dottoressa è d'accordo, Rita si vuole sottoporre comunque a Vogliamo questo. vedere come viene applicato il processo Sì, no, di per rilevazione. l'applicazione penso che non ci siano, ci sono due volontari che non hanno problemi neanche a restituire poi i risultati. Tra parentesi, comunque non emerge nulla di patologico, ugualmente, cioè non viene fuori che siamo disturbati tutti, assolutamente. Forse qualcuno dice. Comunque, cioè, ci sono due volontari che lo possono fare anche per quanto riguarda la restituzione dei risultati. Rita invece che non vorrebbe, ecco, che questo andasse in streaming, vorresti evitare, va benissimo, però sei curiosa chiaramente di sapere com'è. Allora, eventualmente i tuoi risultati li avrai poi dopo la fine della streaming, dello streaming, scusate. Si accende? Ci sono delle difficoltà tecniche. Stiamo per risolvere l'aspetto tecnico. Rita ha anche finito di compilare il questionario, perfetto. Qualcuno dice chiamiamo l'assessore con la scorsa volta che si è sottoposto al modulo precedente al biofeedback, no? Per valutare la capacità di respirazione.
Lo chiamiamo, possiamo chiamarlo. Salve, ma pensavo si fosse affacciato, invece non è l'assessore. Funziona? Neanche. Il bello della diretta, no? Abbiamo dei problemi tecnici che stiamo tentando di risolvere per... Funziona? Yeah, è andato. Allora, prima di cominciare a fare la rilevazione, vi dico due parole sul profilo. So che già per chi c'è stato negli incontri precedenti ne ha sentito parlare. Vi rinfresco un po' la memoria e lo spiego a chi non c'era. Allora, il profilo psicofisiologico è appunto una rilevazione di parametri fisiologici rilevate, relativi all'attivazione da stress. Si compone di tre fasi, la prima di baseline, la seconda di stress e la terza di recupero, in cui appunto viene misurata l'attività fisiologica del soggetto secondo quattro parametri. Vi faccio arrivare da soli. Quando siete stressati, vi trovate una minaccia, un pericolo davanti. Che cosa vi succede subito a livello fisiologico? Esatto, si suda, tachicardia. È quello. Il respiro anche, poi a livello muscolare? Tensione. La temperatura stavi dicendo? Sì, che cosa fa la temperatura? Si abbassa, si alza? Non è corretto dire né l'una né l'altra, perché si abbassa nelle zone periferiche, quindi agli arti. Infatti abbiamo le mani e i piedi freddi, perché in quel momento il sangue confluisce al cuore. La salivazione. Ok, noi andiamo a misurare proprio i quattro parametri che voi avete già detto in quelli che avete citato. Quindi andiamo a misurare la tensione muscolare a livello del muscolo frontale, quindi lo prendiamo qua, sulla fronte, il battito cardiaco, con degli elettrodi che verranno applicati sulle braccia, la sudorazione con gli elettrodi che andranno applicati sulle dita, sull'indice e il medio della mano dominante, e infine la temperatura periferica che va misurata sull'eminenza tenar, che sarebbe questo rilievo alla fine del pollice. Perché prendiamo la temperatura periferica? Proprio perché durante, in fase di stress, si ha la vasocostrizione,
Quindi il sangue che deve confluire al centro, al cuore, in modo da dare la forza al cuore di pompare il sangue per gli altri organi, defluisce dalle zone, dagli arti, quindi dalle zone distali, per affluire al cuore. E quindi la temperatura, al contrario di tutti gli altri parametri che vi ho elencato, è l'unico che in fase di stress decresce invece di aumentare. E questa è la prima caratteristica. La temperatura è anche particolare perché non è proprio affidabilissima come misurazione, perché comunque risente molto dell'ambiente esterno. Quindi se uno ha un po' freddo, un po' caldo, e poi soprattutto è anche molto lento. Mentre sudorazione in particolare, ma anche tensione muscolare, sono immediate. Quindi come parte lo stress, salgono loro, lo vedremo tra un attimo. La temperatura invece è il parametro più lento in assoluto ad essere rilevato e a subire modificazioni. Dicevo che si svolge in tre fasi. Una prima fase è di baseline, in cui vengono misurati i valori di base della persona in questione. Ovviamente ci sono dei parametri dei valori standard per ogni parametro, in cui entro quel range si parla di valori normali, se sono alti o bassi si parla di iperattivazione o ipoattivazione. E in base anche ai livelli di base si può già individuare qualcosa di eventualmente disfunzionale nella persona, perché profili in genere iperattivati sono caratteristici di sindromi d'ansia, quindi disturbi d'ansia, attacchi di panico, ansia generalizzata, tutte quelle sindromi che comunque comportano un'ipereccitazione. E quindi già di base noi possiamo vedere se una persona è tendenzialmente portata all'ansia o viceversa alla depressione, qualora il profilo si presenti ipoattivato, quindi con un'attivazione sotto soglia. Ed è proprio... Io lo sento, che se una persona è ansiosa lo sente già, cioè non è che ha bisogno... La cosa bella di questo strumento è proprio quella, che spesso disconferma, magari quelle che sono le percezioni individuali. Ah sì? Sì. Nell'ambito della diagnosi multidimensionale, che va ad inquadrare la persona, l'individuo, il paziente sotto gli aspetti cognitivo-comportamentali, cognitivo-verbali, comportamentali, motori e psicofisiologici, il profilo si inquadra proprio come l'unico veramente strumento oggettivo in grado di sconfermare gli altri due. È successo diverse volte che una persona si riferisse particolarmente agitata e in realtà a livello fisiologico non ha nulla. Quindi è una questione puramente mentale, non fisica, come la persona percepisce. Al massimo poi si può creare il rapporto contrario, per cui l'influenza mentale si rifà sul fisico, ovviamente. Se uno ci pensa, sono nervosa, automaticamente un minimo si attiva anche il sistema. Però fondamentalmente capita anche molto di frequente che una persona dica no, ma ero tranquillissima. In realtà si vede schizzare il profilo da qui a qui praticamente. La seconda fase, dicevo, questa di baseline, quindi serve a dare delle indicazioni sulla persona, perché in assoluto, per quanto un profilo possa essere basso o alto, non è indicativo di nulla, se non di quelle che sono i riferimenti da tenere presente per la persona in questione. In fase di stress ci sarà la somministrazione, che dura nella procedura classica 4 minuti, mentre la prima di baseline dura 6 minuti, perché comunque c'è bisogno che il soggetto si abitui il proprio corpo anche al fatto di essere legato un po' come un salame, dico io, perché ci sono praticamente elettrodi sparsi sulla fronte, sulle dita, sulle mani e sulle braccia, quindi comunque il soggetto non è in una posizione comodissima. Per nulla. Quindi serve anche come abituazione. Infatti, prima ancora della fase di baseline, si è soliti far stare il soggetto quei 4-5 minuti nel frattempo che gli si spiega la procedura, proprio in modo da farlo abituare alla nuova condizione. Dopo questi 6 minuti di baseline, invece, andiamo a registrare come il soggetto reagisce in fase di stress, attraverso la somministrazione di uno stress indotto. Quindi siamo noi a provocare lo stress nel paziente o nel soggetto. Sì. Vabbè, nulla di, conoscendo la persona e volendoci si divertire, uno può fare quello che gli pare, ok? Soprattutto in un contesto del genere in cui c'è un pubblico con
ci sono persone che non si conoscono magari tra di loro o comunque non approfonditamente. Ovviamente, per rispetto alla privacy di tutti, io mi atterrò al classico stress oggettivo, che sarà un compito matematico, comunque mentale, della durata di 4 minuti. Questa procedura, la differenza di somministrazione di stress tra oggettivo e soggettivo, quindi oggettivo un compito mentale o matematico che sia, e quello soggettivo, quindi che abbia una valenza personale per il soggetto. Non vi anticipo quale sarà il compito perché poi lo faremo direttamente. E quello soggettivo che abbia valenza per il soggetto è molto importante perché è chiaro che per quanto io possa farvi delle domande, comunque rimanete seduti su una sedia e per quanto ci può essere l'imbarazzo perché al momento avete gente di fronte che magari vi giudica, comunque sono delle risposte abbastanza banali, quindi possono essere date come no, sicuramente non provoca quell'attivazione. A meno che qualcuno non sia allergico alla matematica, per cui gli schizza la tachicardia a mille, perché vi farò un compito matematico. Però voglio dire, in genere non porta poi questa tanta attivazione, quindi viene usata in realtà in una fase iniziale come misura per vedere quanto dista l'attivazione dello stress oggettivo dall'eventuale attivazione di uno stress percepito come soggettivo. Nel senso che se il soggetto in questione viene e dice io ho problemi con mio marito, non ce la faccio più, sto esaurendo, allora in una fase iniziale si applica il MAT, quindi si fa per vedere come si reagisce a uno stress che sarebbe considerato minimo della vita quotidiana. Ecco. Poi in una seconda fase invece si sottopone uno stress soggettivo, quindi che abbia una valenza maggiore per il soggetto e si suppone che ovviamente l'attivazione debba essere maggiore. Anche in questo caso può succedere che differentemente dalle attese e dalla carica che ci aveva messo il soggetto in questione su quell'argomento, il profilo sconfessi tutto, insomma, dando un'attivazione minore di quella che il soggetto si aspetterebbe in realtà. Poi c'è la terza fase che è di recupero. Questa serve per capire se i valori ritornano al valore iniziale, dopo il picco, perché si avrà ovviamente un picco di attivazione e una fase di stabilizzazione. Durante il periodo di stress rimarrà sempre a livello più alto, però rimane stabile. In fase di recupero dovrebbe riscendere verso i valori basali, quindi dovrebbe ritornare completamente ai valori di recupero. A volte questo non succede. Questo può dare un altro spunto per capire che magari c'è un periodo di stress cronico dietro, oppure appunto l'inquadramento fatto anche alla luce degli altri due. Delle altre due fasi di un quadro potenzialmente patologico, quindi di iperattivazione o ipoattivazione. Ma altre cose ve le dirò nel mentre perché così capite molto meglio. Allora, chi si offre? Va bene. Allora, cerchiamo una sedia che sia più o meno comoda, perché già sei abbastanza scomoda di tuo. Quindi cerchiamo quantomeno nella posizione di aiutare. Ah, ok. Sto posizionando gli elettrodi sul macchinario, questa è la versione portatile, che misura quindi solamente quattro parametri principali che vi ho già elencato. Esiste anche una versione ovviamente da studio molto più grande che va a valutare altri indici, quali possono essere l'ampiezza dell'onda sfigmica, l'ampiezza e la frequenza respiratoria, quindi altri parametri che comunque sono indicatori di stress. Però per comodità ovviamente useremo questo.
Allora, io pulisco la pelle del soggetto in questione per favorire la conduzione elettrica, quindi nel caso anche abbia trucco, creme o quant'altro, è sempre meglio pulire un po' la pelle. Di solito si fa con un solvente o con alcol, esatto, solo che in aereo non me l'hanno fatto portare, per cui userò un tovagliolo bagnato. Si pulisce la zona della fronte dove andremo ad applicare gli elettrodi per la tensione muscolare. Sei destrino o mancino? No, no, va bene così, quello poi lascio ancora i residui. Poi andiamo a pulire le dita e destrimane. Solitamente gli elettrodi per la conduttanza cutanea, quindi per la sudorazione, vanno messi sulla mano dominante. Quindi puliamo le dita della mano destra e puliamo anche la mano sinistra dove verrà messo poi il termometro per la temperatura. Sì. E si puliscono le braccia dove andranno invece gli elettrodi per la frequenza cardiaca. Ok, ora possiamo cominciare il montaggio. Vediamo come devo sistemare questo per non fare danni, possibilmente. Non c'è, non si può attaccare questo. È nuovo questo computer, il mio, che c'è il programma per. Però c'è la batteria attaccata, non va, forza. Oh, sì, ci va. Faccio un po' di largo sulla scrivania, se no fra un po' non si capisce più nulla. Questo è collegato. Sì, no, l'ho fatto io, ma non si vede. No, 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 lo faccio io, aspetta. Abbiamo nuovi problemi tecnici oggi, diventa veramente un'impresa tentare Non siamo per niente di fortunati. utilizzare, no, per niente. Intanto la cavia si sta rilassando eccessivamente. Sta reinstallando il programma. Va? Eccolo qua, è questo che mi serve. Ah. Così non si toglie. E una volta che entri in questo programma mi sa che non ne esci più in realtà. Non mi chiudere qui sotto, possibilmente. È andata. Forza. Se vi girate in qua, magari vedono gli altri, ce la fai, Sì. Franci? Vieni un po' più indietro. E applico queste fasce elastiche all'altezza del polso.
Questo è un gel che vado ad applicare sull'elettrodo per favorire la conduzione e il fatto che non si stacchi durante la rilevazione. Applichiamo il verde a destra. Rosso a sinistra. E il nero serve per la messa a terra, quindi per prendere la rilevazione di potenziale, la variazione. Passiamo ad applicare quelli sulla fronte. Allora, si chiede solitamente al soggetto di guardare dritto davanti a sé e si mette l'elettrodo all'altezza della pupilla, un centimetro più sopra. Si fa un po' a caso, va? Il nero va sempre al centro perché rileva la differenza di potenziale. Quindi posizioniamo i trasduttori per la conduttanza cutanea, quindi che vanno a misurare il livello di idratazione della pelle, in termini volgari la sudorazione. Li senti larghi? E infine. Va. Sì, ora la anche qui per posizionare l'elettrodo della temperatura si prende un pezzettino di carta, ma proprio minimo. No, ora lo attivo io il programma. E lo scotch di carta. Ora le facciamo un bel pacchettino alla mano. Allora si posiziona qui, come potete vedere. Si applica un pezzo di carta sopra per evitare che lo scotch interferisca con la rilevazione. E poi, se non mi scappa, si impacchetta.
Tu è meglio che stai fermo. Consiglio spassionato, perché sennò bisogna ricominciare da capo. Tieni un attimo, scusami. Si mette sempre un po' di scotch in più perché sennò dal minimo movimento tende a fuoriuscire, ovviamente. Francesca, possiamo dire che è più lunga forse la preparazione che la rilevazione sì. in sé per sé, no? Soprattutto in queste condizioni in cui non si hanno gli spazi a cui di solito si è abituati. Esatto, bisogna un po' arrabattarsi. Sì. Questo è il risultato finale. Ora. Ah, ci sono io davanti. Ok, mi metto di qua. Quindi devo guardare là. Ok, conviviamo pure con la difficoltà di dover impostare il programma al contrario, col mouse da comandare al computer ma da guardare là, e siamo a posto. Allora, file, nuovo. Mi dici cognome e nome? Quanti anni hai? 32. Ne hai troppi, non ci vanno. Ma come? Quindi fino non a 9 anni si può fare queste cose? Seriale chiuso. Ecco perché. Chiede se ti dà fastidio avere gli elettrodi. Tu cioè, te le stai addormentandoti praticamente. Ah. Ok, volevo rendere partecipi gli altri.
situazione. Questa è la schermata del programma che dovrebbe salvare tutto l'aspetto, sì, anagrafico, giusto, del paziente eventuale. Solo che Donatella ha troppi anni e il macchinario non li rileva. Forse ne dimostra meno e quindi probabile. C'è qualche difficoltà? Sì. Scusate, siccome c'è un piccolissimo problema tecnico che risolveremo a breve, anche perché non possiamo lasciare Donatella così per troppo tempo, facciamo esattamente 2 minuti 2 di pausa, 2 minuti, in modo tale da, nel tentativo di risolvere questo piccolo problema. Scusate. Prova? Si sente? Allora, durante la pausa abbiamo avuto delle piccole difficoltà tecniche in quanto il macchinario non funzionava benissimo, quindi abbiamo dovuto togliere tutti gli elettrodi che avevamo messo sulla fronte, sulle braccia e sulle dita della nostra cavia volontaria Donatella, che purtroppo è andata anche via, in modo tale da poterlo fare domani. Quindi adesso la dottoressa Agostinelli parlerà invece di un altro test, Franci, per la rilevazione? Ok, che abbiamo detto essere quella correlata. Ok. Ce la facciamo? La seconda. Progettazione. Ah, ma non va di là. E poi vai su progettazione là. Che un po' sarà divertente probabilmente vedere chi di noi si riconosce in una o nell'altra personalità. Vediamo quale personalità abbiamo, più o meno, molto in generale, chiaramente non possiamo fare un'analisi più molto approfondita. Sì. Adesso è sparita la slide, che fine ha fatto la slide? Oggi è la giornata degli inconvenienti tecnici. È la giornata dei problemi tecnici. Ecco, qualcuno dice anche la nostra. Stiamo testando la capacità di gestire lo stress. Questo probabilmente per un docente è una fonte di stress non indifferente. Eccoci qua. Ce l'abbiamo fatta.
Allora, come dicevo precedentemente, il comportamento di tipo A è stato associato a rischi di natura cardiovascolare. È interessante capire come i due studiosi che l'hanno approntato, insomma, che l'hanno sviluppato come concetto, siano arrivati a questa stipulazione di personalità. Perché l'aneddoto è molto interessante. Questi sono due cardiologi molto importanti nel loro campo, e offrirgli questa opportunità, diciamo, di sviluppare questo tipo di personalità è stata la loro segretaria, che nella sala d'attesa, lì dove riceveva i pazienti, aveva notato che le sedie erano consumate tutte alla base, cioè verso la fine, quindi la parte finale, come se le persone si sedessero sulla punta, quindi proprio alla punta della sedia, non in maniera rilassata come siete voi ora appoggiati allo schienale anche. Quindi hanno ipotizzato appunto che questo sedersi in punta, come ad essere pronti a scattare, fosse proprio correlato con un'urgenza di tempo che magari veniva mal espressa. Infatti, vediamo come il comportamento di tipo A, che è molto presente, dicevamo, nel campo del lavoro, come abbiamo già visto, proprio perché riguarda in gran parte il lavoro, abbia caratteristiche di competitività spinta e diffusa a tutti gli aspetti della vita, tendenza alla sfida e alla lotta. Abbiamo detto che si rifà anche molto alla nostra cultura individualista, a differenza delle culture collettiviste, in cui comunque il bisogno di affermazione personale va oltre qualsiasi cosa, soprattutto nell'ultimo periodo in cui abbiamo visto anche precedentemente come le cause di stress siano anche la competitività sul lavoro per una questione proprio di salvaguardia personale e di salvezza personale, quindi quasi a dire mors tua, vita mea. E in questo clima, appunto, la personalità di tipo A si inquadra in questo modo qua: aggressività spesso repressa, presente costantemente in tutte le interazioni personali e sociali, impazienza, urgenza di tempo, insofferenza per i diversi ritmi altrui, quindi quando soffriamo un po', sono pure io quella che vede la persona che se la prende con calma nel fare le cose e impazzisco. E dai, muoviti, è tardi, è tardi, è tardi, muoviti, dobbiamo fare questo. E mi sclerano poi quelli che mi stanno accanto, giustamente. La tensione muscolare, il discorso esplosivo, l'ipervigilanza, la difficoltà al rilassamento, il fatto di dover sempre fare qualcosa, sempre essere impegnati, sempre essere pronti all'azione. Tendenza a voler fare e ottenere un illimitato numero di cose in un limitato periodo di tempo, quindi quasi la percezione di potere tutto, di poter fare qualsiasi cosa. La necessità spinta di avere costantemente il controllo totale nelle situazioni, quindi è tutto sotto il mio controllo, decido tutto io, sono in grado di determinare tutto. Spinta all'acquisizione di cose, oggetti, beni e in generale al consumo, quindi dimostrare, cioè dare molto valore a quelli che sono i beni materiali e i consumi materiali, anziché appunto quelle che possono essere caratteristiche un po' più affettive, legate all'affettività. Spesso fumo, alcol e attività orali ripetitivi, secondo appunto la psicologia freudiana, la fase orale risale ai due e tre, ai, va dal, da 1 a 3 anni, ed è appunto la fase in cui il soggetto sperimenta tutto. Una fissazione in questa fase appunto indica una certa procacità, una certa voracità, il bisogno di controllare, avere tutto sotto controllo. Poca attività fisica, pochi interessi alternativi al lavoro, alimentazione irregolare ed eccessiva, e aggiungerei io che qui non c'è, anche una scarsa affettività, se non proprio definibile come anaffettività. Proprio questa urgenza di tempo, questo bisogno di fare mille cose al secondo impedisce alla persona di dare spazio all'affettività, alle emozioni. La persona è troppo concentrata sul lavoro. È troppo concentrata su quello che deve fare per dare spazio ai sentimenti. Tra l'altro sviluppa anche una forma di cinismo, di ostilità e di rabbia verso le altre persone, proprio perché comunque vive la competizione con chiunque e non accetta di essere secondo a nessuno. E questo appunto è stato anche ipotizzato come frutto dell'apprendimento legato, cioè dell'amore condizionato.
un costrutto che indica il fatto che da bambini, appunto, i bambini imparano ad essere che sono amati se fanno questo, se dimostrano qualcosa, se dimostrano di saper fare e di essere all'altezza. Questo bisogno che spesso i genitori, non volendo, fanno ricadere sui figli, può portare in futuro a credere che l'amore sia condizionato solo e unicamente dal fatto di essere primo in tutto, di poter primeggiare o avere successo, essere competitivi. E questo è uno dei più grandi errori che i genitori fanno in buona fede, però appunto in questo modo il bambino crede che l'affetto è subordinato alla sua prestazione, di qualsiasi tipo essa sia, e non quindi che l'amore sia incondizionato e comunque presente. Al contrario, invece, Scusa abbiamo Franci un. se ti interrompo, questo è un Sì. po' il dramma dell'epoca, se vogliamo, Sì. no? Completamente tutti centrati sulle performance e non sul valore delle persone. Sì, esatto, e sarebbe proprio quello da. Cioè il bambino perde proprio il valore di essere accettato per quello che è e non per quello che fa, sa Esatto. fare o è in grado di E fare. anche noi adulti purtroppo tendiamo a giudicare le persone in base alle performance lavorative, alle performance sociali, piuttosto che in diversi ambiti della nostra vita, e non tener conto dell'essere dell'individuo. Viene Esatto. assolutamente meno oggi, almeno attualmente, quello che è il valore dell'essere umano in quanto tale. E la subordinazione appunto dell'affetto a questa forma di condizionamento fa sì che la persona pensa, come dicevo prima, che o sono bravo o sono il migliore, oppure non posso avere l'affetto di nessuno. Però in questo modo alimenta un circolo vizioso perché toglie sempre meno tempo alle persone. E quindi non riesce a crearsi un'affettività che vada al di là di ciò che sa fare. E poi appunto si carica ancora di più di rabbia vedendo di non riuscire ad avere l'approvazione delle persone che li circondano e tende ad allontanarle sempre di più. Quindi diciamo che il mondo della personalità di tipo A è abbastanza vuoto, è fatto solo di se stesso. Beh, sì, un comportamento che non lascia spazio agli altri, vive sul cinismo, sulla rabbia, sull'ostilità, sulla competitività in ogni ambito e luogo, direi proprio di sì. È chiaro che stabilirlo con precisione e dire ok, questo lo è, questo non lo è, non c'è mai nulla. È chiaro che va fatta una valutazione molto attenta del soggetto e comunque non ci sono dei dati, al di là di questi che sono i criteri fondamentali che caratterizzano la personalità, non ci sono dei dati assolutamente standard e oggettivi per cui dire tu indubbiamente ce l'hai. Magari è semplicemente una fase transitoria, magari può essere determinata da altri aspetti. In linea di massima è una tipologia di personalità e la personalità in quanto tale spesso non è facile confonderla con i disturbi, proprio perché si è. Però in realtà sono semplicemente delle eccedenze rispetto alla norma, rispetto a una particolare caratteristica. Perché volendo addentrarci un attimo nella personalità, anche quelli che sono classificati come disturbi della personalità nel DSM sono. Non sono altro che l'enfatizzazione di tratti che tutti noi abbiamo in misura minore. E il fatto che siano così permeati all'interno della persona, così stabili, così impossibilmente toglibili, perché non si possono eliminare facendo parte della persona stessa, li rendono tra i disturbi più difficili da curare, proprio perché il soggetto sta bene con se stesso. Il soggetto non ha problemi, si sente bene con se stesso, è convinto che quello che fa sia giusto. Poi, al contrario, invece abbiamo un comportamento di tipo B, in cui c'è cioè, tutto il contrario. La competitività selettiva è proporzionata alla reale importanza degli obiettivi da raggiungere. L'aggressività fisica indotta da stimoli adeguatamente frustranti, aggressività di base ridotta. Capacità di adeguarsi e di tollerare la diversità degli altri e i loro diversi ritmi. Rilassamento muscolare, discorso tranquillo, vigilanza fasica, facilità di rilassamento.
tendenza a proporzionare le cose da fare e da ottenere in rapporto al tempo disponibile, quindi non un sovraccarico di impegni, un sovraccarico di lavoro, ridotta importanza dell'avere costantemente il controllo in tutte le situazioni. Non è ossessionato dal controllo, dalla puntualità, dalla precisione. Relativa indifferenza al consumo e all'acquisizione di cose inutili, cosa che invece il fatto di poter acquistare, il potere d'acquisto, è sempre un qualcosa che dà importanza alla personalità di tipo A, che lo rende più sicuro e più forte, perché può fare. Fumo e alcol molto limitati, attività fisica, interessi alternativi al lavoro, alimentazione controllata. Sì, esattamente i due opposti. Ovviamente la personalità di tipo B è quella sicuramente più adeguata e più normale, intendendo ovviamente una normalità statistica e non assoluta, quindi rispetto al resto della popolazione. E voi come vi collocate? Vi trovate in alcuni atteggiamenti? Qualcuno di A io lo ritrovo. Io qualche comportamento di A me lo ritrovo, come anche un misto. Mi ritrovo uno e l'altro. Io paradossalmente mi ritrovo molto nel tipo A, però se dovessi dire che ho un disturbo da personalità di tipo A, assolutamente no, nel senso... Cioè, nei miei genitori da piccola mi dicevano se non fai questo non sei brava, per carità di Dio. C'è mia mamma che è abbastanza fissata, però in linea di massima poi non sono così nel dire se non fai questo non ti voglio bene, non lo sono mai stati, anzi. Quindi per questo dicevo, un po' è relativo, perché quando si parla di personalità tutte le caratteristiche in buona parte sono di tutti. È l'esasperazione allo stato puro che poi porta alla patologia, però è anche troppo difficile da trovare e da riscontrare in forma pura. Io per esempio ho una tendenza a voler fare e ottenere in un illimitato numero di cose in un limitato di tempo disponibile. Quello ce l'ho proprio alterato e me lo riconosco, è una cosa... Però è solo un aspetto, non è l'interezza, diciamo, la pienezza di tutti i sintomi che abbiamo descritto. Quindi già mi sembra un buon punto. E chi è, tra l'altro, la personalità di tipo A è una personalità che si ritrova in grandi professionisti, perché proprio la loro puntualità, precisione, ossessività, controllo, forte motivazione spingono poi ad eccellere, no, nel loro campo. E fondamentalmente però... E poi porta i disagi che porta. Esatto, e sono anche quelli che poi non riescono a gestire alcun tipo di frustrazione. Esatto. Frustrazione che ovviamente è normale ottenere in qualunque ambito della vita, succede a chi non è successo di sentirsi frustrato per anche qualcosa di importante, di un obiettivo non raggiunto. Sono delle persone che fanno fatica a gestire anche la minima frustrazione, perché come hai detto tu devono essere sempre vincenti. Sì. Ed è per questo che poi tendono a sviluppare anche una serie di sintomi, nel senso che fanno fatica, poi, cioè sono sottoposti a maggiore stress ovviamente, sì. Giusto? Esatto. E quindi a maggiori rischi cardiovascolari. Io le volevo fare una domanda, uh-huh. Guardando il comportamento di tipo A, sì. Nello specifico, necessità spinta di avere costantemente il controllo totale nelle situazioni, quindi penso di aggiungere anche delle persone, cioè io, nelle situazioni, virgola, e anche delle persone, cioè è una mia personale, e poi... L'aggressività, spesso repressa, presente costantemente in tutte le interazioni personali e sociali. Sì, perché comunque c'è la paura di non essere accettati. Ok. Paradossalmente. Una persona che riconosce in se stessa, no? Nello specifico queste due dinamiche. Caratteristiche. Ecco, caratteristiche. Che cosa deve fare per capire... Questo spesso repressa, cioè questa aggressività, da dove viene? Domanda. E magari si autoalimenta proprio perché viene repressa. Ok, come si fa a capire che cosa, qual è
da quale montagna? Arrivare alla base dell'aggressività, vuole dire. Vuoi dire. Sì, perché non credo che uno, cioè, la mattina si sveglia e dice io oggi e per i prossimi 2 anni, oppure da 10 anni a questa parte. Quello si rifà appunto al concetto di amore condizionato, perché il fatto di nel rapporto con le persone contraddirle o mostrarsi in maniera aggressiva può essere un modo per non essere amati. Quindi è come se con l'eventuale educazione, ovviamente parlo in generale, ora il tuo caso specifico non lo conosco, non conosco la tua vita, però in generale il fatto di essere, di sentire l'amore anche delle persone più importanti come i genitori, subordinato esclusivamente ai suoi progressi, fa sì anche che il bambino tenda a non esprimere le proprie emozioni e la propria rabbia, soprattutto le emozioni negative, per paura appunto di non venire accettato. E quindi è un meccanismo che si innesca poi, che si mantiene in futuro nelle relazioni successive con gli adulti, con i coetanei o con i pari. Sì. Ah, ecco. Cioè, infatti era poi quello che il dubbio che mi veniva. Cioè, perché poi lo si continua a fare comunque anche... Perché in maniera inconsapevole si interiorizza quella norma. Quindi si fa propria e si crede reale senza averne la consapevolezza. Quella norma lì, che se io rispondo male, allora non vengo amato. Se lo si fa anche con una persona che ci ama. Con la persona che abbiamo accanto. Stiamo parlando di una personalità che non capisce le esigenze dell'altro, cioè la personalità di tipo A a livello patologico, diciamo, tende a non vedere gli altri, paradossalmente, perché qualsiasi disconferma è un discorso un po' come il cane che si morde la coda. Vogliono l'approvazione degli altri, ma non si legano per paura di un rifiuto o di appunto un rimprovero, di qualsiasi cosa. Cerco di spiegarmi meglio. La persona cerca costantemente di avere dei rapporti con altre persone, però non riesce ad essere spontaneo. Pensa che l'amore di quest'altra persona o di queste altre persone siano comunque condizionate alla sua prestazione. Ma se una persona è così fissata col lavoro, con gli impegni, con la voglia di primeggiare, lo sarà anche con la persona che è accanto. E quindi non riuscirà a costruire quel legame affettivo che poi implica la reciproca fiducia e il fatto di aprirsi con la persona, di essere completamente se stessi. È una sorta di paura che si innesca come in un circolo vizioso, perché voglio essere amato ma allo stesso tempo ho paura, perché se poi mi dai amore e me la togli perché sbaglio qualcosa... allora io sono di nuovo zero e non posso sopportarlo, perché io in realtà sono l'essere perfetto. Mi sono spiegata, sono stata... È come se siano dei passaggi, no? Mm. E quindi sono legati anche ai processi evolutivi poi, no? Sì. Alla crescita, alla maturazione anche dell'individuo, no? Nel senso che alcune cose... Per esempio, ricordo io che avevo un po'... Io riposavo male quando ero molto giovane, perché mi dava fastidio, per esempio, riposare, addormentarmi e non sapere cosa poteva succedere nel frattempo. Per cui quella cosa, per esempio, mi apparteneva. No? Oggi non più, no? Però è una cosa che... E quindi... Si può ricondurre anche a un'esigenza di controllo. Sì. Il fatto che quando dormi non... Non è possibile appunto controllare le proprie o altrui azioni. Però ecco, poi effettivamente sono come se sono dei passaggi, no? Sì, ma non è detto che quelle caratteristiche appunto siano necessariamente negative. Anch'io sono una che si sforza di fare 1000 cose in un secondo. Cioè il mio ragazzo, per dire uno, che dice ma te già stai pensando a dopodomani. Ma pensa ad ora. E nel frattempo gli sto parlando di oggi, domani, dopodomani e dopodomani ancora. Non riesco a fermarmi col cervello, certo. Ma neanche con le azioni. Io a rilassarmi un attimo non ce la faccio. Sono sempre con qualcosa in mano, sempre con qualcosa da fare. Però questo...
questo non significa che sia patologico, è l'insieme di tutte quelle caratteristiche, certo, che rende problematica poi la persona, perché non è neanche corretto dire patologico, non è una patologia, però rende sicuramente problematico e più predisposto ad avere delle malattie psicosomatiche o comunque cardiovascolari, come è stato dimostrato. L'ho dovuto capire, perché ma chi me la fa fare poi? Cioè, oggi, ma chi me la fa fare? Devo riposare male, no? Sì. Però ecco, questa cosa. Vabbè, prima o poi uno prende consapevolezza, insomma, grazie a Dio. Non tutti rimaniamo con i traumi di quando eravamo bambini. Boh, io ci ho tenuto ad approfondire questo tema proprio perché è molto collegato con lo stress lavoro, correlato con lo stress lavoro correlato. Quindi avrei voluto parlarvene domani insieme all'altro, ma ho dovuto modificare un po' i programmi. Lo sai che mi sa che in realtà non l'ho preso, ma ci stavo guardando. Non so come ho fatto, ma devo proprio... Comunque il PISA Stress Question, era al di là dell'averlo materialmente con me, è un test che misura la qualità di vita stressogena, quindi stili di vita stressogeni. Si rifà, diciamo, al concetto di persona... PISA Stress Questionnaire, PSQ, che dovevo avere con me ma non so perché non ce l'ho. Comunque, si rifà appunto un po' al concetto di personalità di tipo A, ma in generale a stili di vita stressogeni, quindi che di per sé sono disfunzionali. E molte delle domande si rifanno proprio a quella che è la personalità di tipo A, perché tipo c'è, credo di essere migliore degli altri, credo di avere più resistenza degli altri, credo di avere più forza della maggior parte delle persone. E non nego che io a molte risposte viene tranquillamente da dire sì, proprio perché appunto non si può classificare come una patologia in senso stretto, però è anche vero che alcune caratteristiche, come l'urgenza di tempo, il fatto di non fermarsi mai, di stare sempre accelerati, di non riuscire proprio fisicamente a rilassarsi, che sia fisicamente o che sia mentalmente, appunto può provocare dei problemi abbastanza seri. Ti induce praticamente ad assumere uno stile di vita che poi a lungo altamente andare... stressogeno. Altamente stressogeno. E si sa che lo stile di vita stressogeno alimenta ancora di più lo stress, perché si acquisiscono abitudini di vita che... vanno a ricaricare il circolo vizioso. D'altra parte, se ci ricordiamo, per chi era presente la scorsa volta quando c'era il modulo del professor Pruneti, che aveva accennato a tutta una serie di, correggimi se sto sbagliando, di neurotrasmettitori che venivano secreti maggiormente proprio a causa di uno stile di vita chiaramente più stressogeno, e questo tipo di caratteristiche di personalità chiaramente ne aumentano la probabilità. Se tu hai da aggiungere ancora dell'altro relativamente al PISA o a qualcos'altro, altrimenti per oggi magari chiudiamo qua, considerato che la sala consiliare era stata impegnata per la presentazione di un libro, e magari se riusciamo domani aggiungiamo una mezz'oretta per recuperare il tempo perso oggi con le scuse da parte del macchinario, perché è colpa sua che non ha funzionato per bene, nella speranza di... Soprattutto sperando di riuscire a risolvere il problema. Ce la faremo anche, speriamo. A costo, no, che rimaniamo svegli durante la notte, sì. Riusciremo a sistemare lo strumento, così da farvi vedere, perché è bellissimo, io l'ho visto da studentessa ed è veramente bello e interessante capire, caspita quanto sono ansioso, oppure pensa te, credevo di essere un soggetto ansioso, in realtà non lo sono. Un altro aspetto del profilo che non vi ho detto, tra le varie funzionalità che ha, le varie indicazioni che può dare, e anche che si vede come i parametri, quindi quei quattro che vi ho elencato prima, tensione muscolare, sudorazione, frequenza cardiaca e temperatura, non necessariamente si attivano allo stesso modo. Quindi noi abbiamo un canale di sfogo preferenziale dello stress, che può essere la tensione e quindi avere frequenti cefalee o mal di testa, che può essere la sudorazione e quindi vederci grondare quando in realtà abbiamo il cuore tranquillo, ma questo non, ma perché c'è tra i vari parametri quella che viene definita desincronia della risposta. Quindi le risposte non vanno
di pari passo e non necessariamente hanno lo stesso andamento. Questo a sua volta può essere, ha una sua interpretazione all'interno del profilo. Vedremo magari domani, nella speranza che a qualcuno non siano così coerenti le risposte fisiologiche. Ma le chiamate lo faccio io. Che sappiamo già che non sono... che di coerente c'è poco e niente. Ok. Allora, signori, grazie a tutti. Scusate per l'inconveniente dello strumento. Lo pesteremo nel caso non dovesse funzionare. Ci vediamo domani alle 9. Grazie.